Buongiorno, benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi realizziamo un porta post-it da borsa. Dunque, prendo del cartoncino acquerellabile. Questo è un cartoncino bianco acquerellabile da 200 grammi. Quello che faccio è andare a prendermi degli oxide e vado a schiacciarli su un piano antiaderente. Questo è il piano di vetro di Timolz, che è perfetto, un'ottima base di lavoro. Quindi vado a schiacciarmi un po' di verde, un pochino di marrone, non troppo per ora, un po' di giallo. E anche, quindi ho usato il Rustic Wilderness, il Mustard Seed, il Ground Espresso e ci metto anche un po' di rosso, il Festive Berry. Vado a spruzzare un po' di acqua pulita e con un pennellino inizio a mischiare un po' i colori. Nel centro li mischio. Le parti esterne le lascio invece più pure. E ora prendo il foglio e semplicemente vado a pucciare, per così dire, a prelevare il colore. Mi verranno delle macchie molto casuali e molto autunnali, come vedete. Essendo gli oxide, quando vanno ad asciugare, il colore andrà un pochino a opacizzarsi. Adesso vi faccio vedere. Vado magari a prendere anche un po' di rosso puro, diciamo, un pochino di verde puro. Qui ci serve ancora un pochino di acqua. Ok, un pochino di giallo. E per ora sono soddisfatta. Eventualmente posso anche andare successivamente, quando mi si asciuga un po' il cartoncino, a sovrapporre il colore. Qui, ops, avevo già fatto anche un altro pezzo di carta. Vedete che si ossida, diventa un pochino biancastro. Questa è proprio una caratteristica degli oxide, fare questa cosa qua, perché si chiamano oxide proprio perché il colore ossida. Quando è asciutto, vedete qua è già un pochino asciutto. Posso andare a sovrapporre del colore, magari appunto in formato un pochino più puro. Quindi, per esempio, potrei aggiungerci un pochino di verde. Vado a pucciare alcune parti, vedete? Il colore in questo caso non si mischia più con gli altri, ma rimane un pochino più a sé stante, più nitido, perché appunto la base si era asciugata. Ok, ora aspettiamo che si asciughi anche questo e poi possiamo andare a fustellare. Ho scelto di utilizzare queste foglioline qui, sono delle foglioline che ci sono appena arrivate di Marianne Design, piccine, molto carine. Che per il progettino di oggi, che voglio fare oggi, è perfetto, come anche come dimensione. Ora ho deciso di aggiungere un po' di lucentezza utilizzando questo prodotto che si chiama Glamour Gel, in questo colore, che è un colore marroncino brillante, molto carino. Prendo un pochino di prodotto con la spatola, lo metto sul mio piatto, sul mio piano di lavoro, e poi con un pennellino asciutto vado a prendere un pochino di colore e sporco leggermente le foglioline, soprattutto magari sui lati, sulle punte. Questo gli darà un tocco di luce.
Ok, ora prendo sempre un cartoncino acquerellabile e vado a tagliare un rettangolo da 8 cm per 22 cm. 8 cm perché deve essere un pochino più abbondante di un post-it, questo è 7,7 x 7,7. Ho calcolato uno spessore di circa 1,5 cm, quindi questo poi calcolatelo in base, insomma, al mazzettino di post-it che avete. Comunque tendenzialmente appunto sono 8 cm più lo spessore più altri 8 cm più nuovamente lo spessore e più una patellina che viene in avanti. Adesso comunque lo facciamo insieme. Ora vado a cordonare a 8 centimetri. Poi a 9 centimetri e mezzo. Poi vado a cordonare a 9 centimetri e mezzo più 8. 17 e mezzo. Poi un altro centimetro e mezzo, quindi 19. E poi l'ultimo, gli ultimi che sono 3 centimetri, quindi 8 centimetri, uno spessore di 1,5 cm, altri 8 centimetri, 1,5 cm e poi la patellina. Vado a piegare in questo modo. Ok, sarà così. Ora vado a sfinare leggerissimamente questa parte qui, quindi li vado proprio a tagliare proprio pochi millimetri, giusto per far sì che. Vado a stondare gli angoli. Al centro vado a fare un foro. Così. Ora andiamo a decorare questa parte di qua. Utilizzo questo che è uno stencil nuovo che ci è arrivato, che userò anche per un nostro make and take, un nostro corso gratuito. Scelgo una porzione che mi piace. Quello tipo rosso, quindi quello tutto di qua. E con due colori vado a sfumare. Ecco qua. Sporchiamo un pochino i bordi qui. Con un po' di Glamour Gel. Andiamo a incollare il post-it qui sotto. Adesso prendiamo un cordino, io ho fatto un bel nodino, un bel doppio nodo in alto, lo andiamo a infilare nel forellino.
un porta sapone, guarda che bello come un modello. Ok. E questa sarà la nostra chiusura. Ascoltami, a scegliere cosa può fare il mutante della sua comunione. Ok, allora, prima di tutto andiamo a scegliere un paio di foglioline. Ne facciamo due forellini. Li andiamo a sovrapporre incollandoli. Li andiamo a incollare sovrapponendoli, facciamo un forellino. Ok. Vediamo. Infiliamo la corda. Vediamo. E facciamo anche qui. Prendiamo direttamente questo anziché tre di quelli scusi. Quindi, un doppio nodo. No. No. Ok, adesso andiamo a mettere un po' di foglie che ci siamo create prima per creare una decorazione. Ok, adesso questo è il nostro progettino realizzato, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao, grazie!